Il libro propone di ragionare sulla crisi in due prospettive di diverso raggio. Una prospettiva più ravvicinata, che riguarda cose che ci toccano, tutti, e un'altra un po' più ampia, che guarda certe situazioni che si vanno registrando nel mondo e che non sempre paiono toccarci. A fronte di questa straordinaria ricchezza tecnologica, capitale, umana, culturale, cosa abbiamo? Abbiamo un miliardo di persone che muoiono di fame. I poveri assoluti, cioè quelli che vivono con consumi valutabili in $1 al giorno, in parità del potere d'acquisto, quindi uno non può dire a Bombay con una rupia si compra chissà che cosa. No, in parità di potere d'acquisto $1 al giorno, $1,25 per essere precisi sulla metodologia adottata, è proprio poco. Noi consumiamo 300 litri di acqua potabile al giorno pro capite. Vi sono almeno 2 milioni di persone che consumano 5 litri di acqua non potabile e devono prelevarla da fonti distanti almeno un chilometro o più dalla loro abitazione. È difficile riassumere in pochi minuti un lavoro di ricerca come il professor Gallino ha fatto. Questo è un lavorone, è un lavoro globale sul mondo del passato e di prospettiva. E vi assicuro che al di là dei paroloni che possono spaventare, è leggibile in modo elementare, parole semplici. Consiglio anche di andare a vedere su internet questa intervista fatta da Augias al professor Gallino, perché lo spiega in modo molto semplice e attraente. Ed è una lettura che si fa con piacere, però bisogna leggerla un po' alla volta e con un esame di coscienza, perché penso che sia questo poi alla fine il messaggio che il professore vuole mandare nelle pagine conclusive. Ma il libro, anch'io voglio dire qualcosa, è molto utile. La materia è ostica, non solo per la politica. Parlare di finanza nel nostro paese vede una sorta di quasi rifiuto, cioè è come i ragazzi che molte volte hanno paura della matematica. Il libro cerca di dare un contributo concreto a quello che sta avvenendo. È un libro anche educativo, informativo, dove sono chiare le responsabilità, le occasioni perdute, ma di fronte alla complessità dei problemi, di fronte a quello che abbiamo dinanzi a noi o che potrebbe essere se non si fa nulla, vuole essere anche una sollecitazione. Cioè, io trovo sempre negli scritti e nei libri del professore questa diagnosi severa, giusta, ma sempre la capacità di non indicare solo i mali, ma anche di favorire attraverso l'acquisizione di dati, attraverso una conoscenza più precisa di quello che è avvenuto, anche gli stimoli per vedere come ne usciamo. Ecco perché è questa l'importanza del libro. Leggendo il libro ho colto in tutti i passaggi di questo complesso lavoro del professor Gallino un filo di amarezza che accompagnava questo lavoro, e questa amarezza mi è parso di capire, ma mi pare che è anche condiviso dai relatori che mi hanno preceduto, e che la politica ha abbandonato anche la funzione regolativa dell'economia. Fino a qualche anno fa, prima dello scoppio della crisi nel 2007, sicuramente porre questi temi era anche politicamente difficile, perché
porre un'analisi di fronte a questi temi qualche anno fa tendeva anche a isolare politicamente e anche un po' a etichettare come massimalisti. Non parlo ovviamente di altre ipotesi, parlo di una cosa molto semplice che credo che pone il professor Gallino, e cioè di incivilire in qualche misura il finanzcapitalismo. Ecco, io credo che la crisi finanziaria, economica, globale che ha investito milioni e milioni di persone causando traumi enormi in tutto il mondo ci consente di parlare liberamente di alcuni temi, di porre delle questioni che sono appunto quelle di provare a cercare di trovare dei meccanismi per incivilire in qualche misura il finanzcapitalismo, senza paura di essere, diciamo così, additati a massimalisti. Quindi sia che si voglia condividere in toto le analisi di professor Gallino sul finanzcapitalismo, sia che non la si pensi così, di certo non si può far finta di niente. Di certo, almeno nell'ambito della socialdemocrazia, non si può non cercare di rispondere a dei dati macroeconomici che sono di una chiarezza inconfutabile. Se vogliamo cercare di riprendere in mano il nostro destino, dobbiamo far fronte a questo lontano messaggio di un giurista americano che dice: non c'è nessun azionista innocente, che vuole anche, non c'è nessun elettore innocente. Grazie.